rinvierà senz'altro la vita. E abbiamo oggi la gioia di essere qui con Monsignor Francesco, Vescovo di Chiang Mai, e che volentieri abbiamo incontrato e volentieri abbiamo invitato al prossimo incontro di missionari italiani presenti in Thailandia. Volevo ringraziare tutti i sacerdoti, anche i vescovi del nord di Italia, perché ci aiutano molto. Prima di me, anche io sono thailandese, ma io non ho di spiritualità missionaria, ma quando sono vescovo devo imparare la storia, anche la vita missionaria da voi. La ringrazio tutti i vescovi, anche i sacerdoti, anche i fedeli che ci aiutano molto, non soltanto per materiali, anche per esperienza, anche per la loro vita nella mia diocesi. Sia perché lei è nuovo. Credo che ne ha parlato anche la Commissione Episcopale per l'Evangelizzazione dei Popoli, l'ha incoraggiata questa esperienza di comunione, di fraternità tra diocesi nei confronti di altre diocesi, di altri continenti. Nel continente asiatico è forse questa l'unica esperienza di diocesi così numerose, poi quale quelle del Triveneto, nei confronti della diocesi di Chiang Mai in modo particolare. E io ho avuto modo di poter visitare questa esperienza, le persone interessate, e ho visto quanto sia fecondo ed sia possibile per dei fidei dono impegnarsi in una relazione di comunione e scambio con una chiesa nel sud-est asiatico.